Buongiorno a tutti, io insieme alla mia classe abbiamo deciso di affrontare la tematica delle discriminazioni e abbiamo lavorato collettivamente in classe mantenendo le distanze e la mascherina perché abbiamo ritenuto che per primo fosse importante mantenere il distanziamento sociale quanto lavorare insieme in presenza e anche per trasmettere questo messaggio molto importante soprattutto in questo periodo pandemico. Io insieme ai miei compagni che poi mi seguiranno abbiamo deciso di affrontare questa tematica perché sia per sensibilizzare un po' la popolazione e anche i nostri coetanei in base appunto al tema delle discriminazioni e dell'essere diverso e anche perché appunto era una tematica che ci stava abbastanza a cuore perché comunque soprattutto per gli adolescenti l'essere diverso potrebbe essere una caratteristica che spesso potrebbe mettere in crisi. E in realtà appunto nella società contemporanea viene considerato come diverso colui che nella nostra nazione magari non professa la nostra stessa religione, oppure ha usi e costumi diversi, oppure adotta dei criteri che magari non sono così tangenti a quelli che potremmo adottare noi nella nostra quotidianità, oppure semplicemente hanno delle idee politiche diverse e magari un qualcosa che tocca a noi più da vicino, hanno un colore della pelle diverso e dunque questo, come nel passato, anche nel presente, è sempre stato un qualcosa che ha determinato questo carattere della diversità, che in realtà poi col passare del tempo si è notato come un carattere negativo. In realtà l'essere diverso, se vogliamo ammettere l'esistenza di questo carattere della diversità, è semplicemente un qualcosa che bisogna apprezzarlo perché alla fine tutti siamo diversi e è proprio questo che ci rende unici. Dunque, soprattutto per il colore della pelle, fin dall'antichità, anche pensando per esempio agli schiavi, sono sempre stati di un colore di pelle diverso rispetto alla nostra, anche per esempio nel periodo delle colonizzazioni e dunque anche nella società contemporanea, spesso se in generale in Occidente probabilmente c'è la presenza di un gruppo etnico diverso, di conseguenza dal cittadino medio magari, quindi un po' subordinato dai pregiudizi, viene visto come un personaggio magari negativo. In realtà non esiste nessuna razza e se vogliamo intenderla come razza, anche se in realtà è un genere, esiste solamente quello umano e quindi in quanto tali siamo tutti il prodotto della natura, siamo tutti uguali e nessun popolo, nessun uomo deve essere etichettato come diverso semplicemente perché professa un'altra religione, ha un colore della pelle diverso o magari non è conforme a quello che noi pensiamo. E quindi per sensibilizzarci anche da questo punto di vista abbiamo deciso di affrontare questa tematica perché ci sembrava molto importante anche in questo periodo di pandemia, che spesso magari viene visto come diverso, colui che rispetta le regole o colui che alla fine fa semplicemente ciò che è giusto, mentre spesso per un po' seguire la massa. E proprio perché questo carattere del diverso viene visto come un qualcosa di negativo, spesso si fa anche qualcosa che sarebbe bene non fare, come è successo anche nel passato. Quindi adesso mi seguiranno i miei compagni e spiegheranno un po' le varie discriminazioni di vario genere. Quali sono i gruppi maggiormente discriminati? Alcuni gruppi della nostra società devono combattere tuttora contro molte discriminazioni. Questi gruppi sono le donne, gli omosessuali, persone appartenenti a un gruppo etnico diverso dal nostro e persone che praticano una religione diversa dalla nostra. Uno dei gruppi discriminati nella nostra società è quello delle donne. Le donne negli ultimi secoli si sono visti riconoscere molti diritti che prima erano propri solo degli uomini. La parità dei diritti tra uomo e donna in Italia c'è dal 1 gennaio 1948 con la Costituzione della Repubblica Italiana. Purtroppo però le donne devono combattere tuttora con molte discriminazioni in ambito sociale, economico e nel mondo del lavoro, poiché non sono ancora retribuite a pari con gli uomini. Per quanto riguarda gli stranieri, il permanere di atteggiamenti, pulsioni e comportamenti razzisti nelle classi popolari e nei ceti sociali non è una novità. Nel nostro paese abbiamo già visto diverse forme di xenofobia nei confronti degli immigrati italiani provenienti dal Mezzogiorno, ma ancora oggi abbiamo assistito a diversi episodi di violenza contro di loro.
anche in ambito lavorativo, molte volte in un periodo di crisi i primi soggetti ad essere colpiti sono proprio questi. Per quanto riguarda gli omosessuali, solo 30 anni fa l'omosessualità era presente nelle malattie mentali nell'elenco dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tuttora però gli omosessuali sono vittime di abusi, violenze, discriminazioni, derisioni e oggi più che mai queste discriminazioni si verificano in luoghi dove ci si dovrebbe sentire sicuri, quindi a scuola, a casa e nel mondo del lavoro. Ma perché proprio tra i giovani è un tema così sentito? Nella nostra società sono state fatte molte manifestazioni contro le discriminazioni per razzismo, omofobia e anche discriminazioni di genere. Tuttora in questo periodo pandemico non si possono fare queste manifestazioni per motivi pratici, però anche nei social sono molto presenti atteggiamenti di solidarietà tra i giovani soprattutto. I social ci hanno aiutato a avere una concezione del diverso, non in senso negativo ma in senso positivo, in quanto il diverso non è un difetto ma è un pregio che ci caratterizza e ci rende unici nel mondo. Per chi volesse approfondire gli argomenti che abbiamo trattato nel video, abbiamo creato un PowerPoint in cui trattiamo appunto molto più approfonditamente questi argomenti, tutti i generi di discriminazione, lo studio toponomastico del territorio piemontese e le interviste a esperti come avvocati e psicologi. Giulia Beccari, Arianna Cominetti, Margherita Gabutti, le speaker del gruppo. Vi presentiamo tutti i nostri compagni che hanno ricercato e prodotto insieme con noi il lavoro.